come far funzionare, o meglio, come utilizzare i vecchi programmi che erano per Windows 95, per Windows 98, addirittura per Windows 3.1, su Windows 10, su Windows 11, su Windows 8 e su Windows per l'appunto 7. Molto semplice. Non è, la procedura che ti mostro oggi non è quella consueta di andare a cliccare il destro del mouse e fare come utilizzare la modalità, diciamo così, compatibile, compatibilità, ma semplicemente scaricare un programma che fa tutto questo. Si chiama il programma in questione, che ho già creato, 16 bit apre programmi, l'ho chiamato in questo modo qua. Il programma lo puoi scaricare cliccando il link in questione, che troverai, ti ricordo, proprio nella descrizione di questo video. Quindi, prima cosa da fare è quella di cliccare subito nel riassunto di questo video, o meglio nel riquadro bianco, questo link. Dopodiché dovrai cliccare sulla scritta download in basso a destra, è questa. Aspetta qualche minuto di tempo che il file venga scaricato. A questo punto ti troverai un unico file che è questo, che però è in formato zip, perché dentro contiene altri file. Allora, per andare ad aprire il formato zip, devi utilizzare il programma 7zip. Quindi vai su Google, scrivi 7zip download, come ho fatto io ora, ti appare il primo link, che è il sito ufficiale di 7zip. 7zip.org. A questo punto, se hai una versione di Windows a 64 bit, scarichi questo. Se hai una versione a 32 bit, scarichi questo. Ormai quasi tutti i computer nuovi, ripeto, nuovi, hanno una versione di Windows a 64 bit. Dovrai quindi cliccare su questa dicitura qua. Aspetta qualche istante di tempo, il programma è stato scaricato, doppio clic sul programma. Dopodiché ti basterà semplicemente cliccare sulla dicitura install, che è esattamente questa. Ok? Dopo aver fatto install, cliccato questo qua, avrai installato il tuo semplice e meraviglioso programma, che è per l'appunto 7zip. A questo punto, il programma è sempre nel tuo desktop o dove tu hai scelto di scaricarlo. Per andare a farglielo aprire, ti conviene andare semplicemente a, diciamo così, cliccare, no? Logo di Windows, e una volta entrato devi cliccare per l'appunto nel programma che hai scaricato, quindi computer, dopodiché disco fisso, il programma che tu hai scaricato si chiamerà 7zip, che sta qui, e lo fai aprire. Una volta che gliel'hai fatto aprire, potrai aprire il programma in questione. Eccolo qua. Dovrai estrarre tutto il contenuto in una cartella. Ti conviene semplicemente fare destro del mouse, nuovo, cartella. Metti 16 bit, apre programma. Ok? Dopodiché rientri qua e fai estrai sfoglia desktop. Eccolo qui, 16 bit, apre programma, lo metti dentro, fai ok. Aspetti qualche minuto di tempo ed ecco qua che hai estratto tutta la tua roba. Togli o meglio elimini il file zip ed ecco qui il programma. Questo programma è capace di letteralmente andare a leggere tutti i file 16 bit e 32 bit. Bene. Io ho già scaricato un programma in 32, in 16 bit, che è questo qua. Devo per forza di cose estrarlo. Bene, quindi cosa faccio? Estrai desktop, perfetto. Adesso cosa faccio? Apro il programma che mi apre il 16 bit programmi. Poi vado a cliccare sulla scritta e cliccami. Dopodiché mi si apre questa finestra, vado sul mio bel programmino e vado a fare l'operazione in questione. Aspetta, devo andare ad aprire il file exe, va bene? Che però non parte. Bene. Ok. Non va. Allora cosa faccio? Scarico un altro programma che sia vecchio, no? Per esempio questo videogioco mi scarico, va bene? Una volta trovato il videogioco in questione, me lo scarico in formato zip. Aspetto qua, ecco, anzi, vedi che funziona? Ho tra virgolette funzionato, fatto funzionare il programmino in questione utilizzando quello che ho installato poc'anzi. Non è stato per niente difficile. Va bene.
questo lo chiudo perché tanto non ce ne sono. Allora provo questo giochino qua, visto che mi sembra anche più semplice da fare. Ok, a questo punto cosa faccio? Vado sempre a cliccare la cartella 16 bit, apri programma, clicca, mi doppio clic, dopo dovrò andare a sfogliare sulla dicitura che è per l'appunto spok, fatto. Mi ha segnato il videogioco. Nuovo gioco. Vedi, funziona? Ce l'ho fatta. Perfetto, bene. Quindi funzionano tutti i giochi, anche quelli vecchi, Windows 11, Windows 8, Windows 10, Windows 7. Beh, iscriviti, commenta, ciao.